Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e a non essere mai stato vittima di un attacco di hackers. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché tratteremo alcuni degli argomenti che più vi fanno impazzire, ovvero Switch 2 e giochi gratis. Ma dico di più. Che pretendete? Prima di iniziare però vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso per supportare il canale, che tradotto significa iscrivetevi al canale, mettete un like oppure datemi gli soldi. Un grazie gigantesco a Autogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Tirate fuori il vostro portafogli e dite addio al vostro fondo PayPal, perché sotto le feste si spende eppure tanto. L'Epic Game Store entra di prepotenza nel clima natalizio con due iniziative niente male. Innanzitutto il misterioso gioco gratis è stato svelato. Si tratta di un bundle di Destiny 2 che contiene ben 3 espansioni. Vi ricordo che per poterle utilizzare dovete prima riscattare il gioco base, che comunque è gratis. La prossima settimana ci sarà un altro titolo misterioso e, secondo l'insider Bilbil Kun, da qui fino al 10 gennaio ci sarà spazio per ben 17 titoli in omaggio da recuperare sull'EGS. Ma non è finita qui, perché è partita pure una campagna sconti molto aggressiva. Praticamente da adesso fino al 10 gennaio, per ogni acquisto superiore a 14,99€ si otterrà uno sconto al checkout del 33%. Significa che vi potete portare a casa Alan Wake 2 per 26€ e spicci, Ghost Runner 2 a poco più di 20€ e FC24 a 18€. I prezzi sono molto bassi e di offerte del genere ce ne sono parecchie. Mi raccomando, fatevi un giro sull'Epic Game Store. Allo stesso modo, anche sull'eShop di Switch è partita una campagna sconti natalizia. Con oltre 3.000 giochi in offerta è praticamente impossibile capire quali sono i veri affari sul portale di Nintendo. Ma il fatto che tra le offerte pensate per me ci sia Trombone Champ mi rende orgogliosissimo. Come al solito, l'invito è quello di farvi un giretto su Deco Deals per capire quali sono gli sconti meritevoli di essere presi in considerazione. Magari, chissà, ci scappa pure un video dedicato. Mentre Sony ha comunicato quali sono i titoli che si aggiungeranno al catalogo Plus nei tier Extra e Premium a partire dal 19 dicembre. Se c'è qualcuno che non ha ancora giocato a Grand Theft Auto 5, può rimediare con la versione next gen. Io personalmente sono curiosissimo di scoprire, un po' per il meme, Stranger of Paradise, e se avete adorato Pikmin 4, date una chance a Tinykin, non ve ne pentirete. Questi sono i titoli che più mi interessano, ma il mese è bello pieno di roba. Il catalogo Premium dedicato a retro gaming è dominato dai Mega Man classici, fiancheggiati poi da Thrillville e il suo sequel e anche il gioco PS1 di Buzz Lightyear. Oh, meglio di niente. A proposito di contenuti gratis, vi ricordo che sono disponibili al download un po' di DLC. God of War Valhalla è una sorta di rivisitazione in chiave roguelite del gameplay dell'ultima avventura di Kratos, che ha ricevuto recensioni molto positive da parte della critica. Alan Wake 2 si è da poco aggiornato con una major update che non solo risolve numerosi bug e ottimizza le performance su console, ma inoltre aggiunge la modalità New Game Plus, una nuova difficoltà e anche nuovi elementi di lore. A sorpresa, anche Disney's Illusion Island ha ricevuto un DLC gratuito che aggiunge una sorta di modalità Time Attack su 12 livelli remixati e, considerando la natura del gameplay, direi che come impostazione ci sta la grandissima. E poi è gratis, quindi non si discute, si scarica e basta. Invece sono rimandati al 2024 l'update Next Gen di Fallout 4 e anche il New Game Plus di Spider-Man 2. Nell'ultimo episodio del Porocast, che vi consiglio di recuperare, abbiamo discusso di come uno degli aspetti più irritanti dei The Game Awards sia stato quello di non lasciar parlare i vincitori della serata. Il director di Baldur's Gate 3, con un thread su Twitter, ci ha fatto sapere quale sarebbe stato il suo discorso se solo non avessero alzato la musica dopo 30 secondi. Si tratta di ringraziamenti che rendono protagonisti chi il gioco l'ha fatto con il cuore e tutte le persone che in un modo o nell'altro hanno orbitato attorno a un progetto così importante. Poraccio, gli hanno pure tagliato l'annuncio dello shadow drop della versione Xbox. Ora Microsoft. E del film di Death Stranding vogliamo parlare? Finalmente è stato svelato qualcosa in più su questo progetto che vedrà coinvolti Kojima Production e lo studio di produzione e distribuzione A24, una sigla che nei recenti anni ha prodotto pellicole di un certo livello, come Everything Everywhere All At Once, Midsommar di Ari Aster e Lady Bird. Come al solito, Kojima ci tiene a precisare che non si tratterà di un semplice adattamento cinematografico, perché l'obiettivo è di attirare un pubblico composto non solo dai fan dei giochi, ma il nostro film sarà per chiunque ama il cinema.
Stiamo creando un universo di Death Stranding che non è mai stato visto prima. Nascerà un qualcosa ottenibile solo attraverso il medium cinematografico. Insomma, come al solito, una robetta tranquilla, no? Però adesso fermi tutti, perché vi devo fare prima un'altra domanda. Ma a quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto? Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto, dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi, ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Va bene, passiamo alle notizie del giorno e come non iniziare dalle nuove speculazioni riguardanti i due topic del momento, ovvero GTA 6 e Switch 2, tramite le speculazioni selvagge del team di Digital Foundry. Ve lo premetto da subito, si tratta di un discorso estremamente teorico e un po' campato in aria, che però apre a delle riflessioni molto interessanti e soprattutto attuali, perché vanno a toccare quello che è stato un po' il nervo scoperto di tutte quante le console Nintendo dall'epoca del Nintendo 64 in poi. In un recente video di Q&A al team di Digital Foundry è stato chiesto se sia possibile un porting di GTA 6 per la next gen Nintendo. Apriti cielo. Basandosi su tutte le speculazioni che hanno portato avanti negli ultimi mesi sulla possibile architettura di Switch 2 e su quali saranno le specifiche tecniche dei chip Nvidia che daranno vita alla console, per Ledbetter, il capoccia di Digital Foundry, è molto improbabile che una versione di GTA 6 arrivi su console Nintendo, un po' perché Rockstar si è dimostrata molto selettiva nello scegliere cosa portare su Switch, dove vi ricordo che una versione GTA 5 non si è mai vista, e un po' perché per quanto la console potrà rappresentare un salto in avanti rispetto alla precedente generazione, questa non avrà al suo interno la tecnologia necessaria per gestire la complessità che si è intravista nel teaser trailer del sesto capitolo. Holly Mack rincara la dose confermando che, dal suo punto di vista, un tale utilizzo del ray tracing, che probabilmente non potrà essere disattivato, unito a una tale densità dei modelli poligonali, è qualcosa di inimmaginabile su un hardware simile a come fino ad ora ci siamo immaginati Switch 2. Come vi ho detto, si tratta di speculazioni e teorie che partono da dei ragionamenti verosimili, ma non c'è nulla di ufficiale in tutto questo. Però iniziamo a ragionare su questa cosa. Nintendo riuscirà o meno a proporre un hardware in grado di garantire un potenziale supporto delle terze parti? Togliendo dei casi limite come un GTA 6, possiamo immaginarci una console in grado di competere ed affiancarsi agli hardware rivali? Insomma, Switch 2 sarà capace di ospitare versioni a tutto tondo e non Legacy Edition o porting castrati di campioni di incassi stagionali come Call of Duty, EA Sports FC e Assassin's Creed? Lo so che le console Nintendo si scelgono per le esclusive, ma il pubblico nuovo e i curiosi li attrae soprattutto con grandi titoli di richiamo per le masse. E chissà se Nintendo, per la sua next gen, sceglierà un approccio più canonico e in linea con quello che Sony e Microsoft riescono ad offrire sulle loro piattaforme. Voi che ne dite? E chiudiamo con una storiaccia, perché nuovamente Sony, anche se non proprio direttamente, è caduta vittima di un attacco hacker. Questa volta i malintenzionati hanno bucato i server di Insomniac Games e a quanto pare sono riusciti a trafugare tantissime informazioni riservate che, tra le tante cose, svelano dei dettagli non ancora rivelati dei loro prossimi progetti. Come da copione, il gruppo autore di questo attacco, tale Raisida, sta minacciando di rendere pubbliche queste informazioni entro 7 giorni, a meno che non si palesi qualcuno disposto a partecipare a un'asta di acquisto che partirà da una base di 50 bitcoin, ovvero circa 2 milioni di dollari.
non poco. Mentre Sony ha dichiarato di aver avviato delle indagini sull'accaduto, stanno già emergendo le prime informazioni riservate. Non posso mostrarvi nulla, ma stanno circolando degli screenshot inediti di Wolverine, titolo che probabilmente uscirà nel 2024 e di cui fino ad ora abbiamo visto solo un teaser, ma anche alcuni documenti dove vengono citati esplicitamente non solo Spider-Man 3, ma anche dei lavori su un titolo legato allo Spider-Verse. E molti stanno speculando che uno dei progetti live service messi in cantiere da Sony sia proprio un simil MMO ad opera di Insomniac che sfrutterà la licenza Marvel. Un concept molto interessante se siete amanti di questo tipo di giochi online. Devo essere sincero, a me non fa né caldo né freddo, anzi, ma visto che in questi documenti la presenza della sigla RCE fa pensare anche a un ipotetico nuovo Ratchet & Clank, trovo assurdo che Insomniac riesca a tenere in piedi la lineup di PlayStation 5 con produzioni di altissimo livello sfornate a un ritmo incredibile, almeno per quelli che sono gli standard attuali dell'industria. Insomma, stiamo a vedere come evolverà la situazione, ma è certo che questo è proprio un periodo nero per l'industria per quanto riguarda i leak e azioni criminali del genere. Voi che ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, anche se forse è il caso che Sony si dia un po' una svegliata, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch 2, Michele Hack. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format... Format. Vabbè, è andata così. Forma.